Mamma mia, è stata un'avventura epica, soprattutto gli ultimi giorni tra truffe, voli mancati. Non vedo veramente l'ora di raccontarvi tutto. E così è iniziato tutto, belli appisolati mezz'ora prima la partenza del nostro aereo. È tardi! Questo succede quando ti rilassi un attimo e non dormi la notte. Ci siamo! Non ho ancora realizzato che stanotte si parte, però è arrivato il momento di fare le valigie, come al solito, sempre all'ultimo secondo dobbiamo fare tutto, però tutto pronto, già pronto il ferro da stiro. Mi porto un pochino avanti, siccome Elena è un po' indietro, almeno io vado avanti. Magia del montaggio! Allora, questo è il momento più critico. È 1:15 e ho solo voglia di dormire, ma un consiglio personale. No! Se partite magari di mattino presto, dovete viaggiare la notte e non guidate, il mio consiglio è di non dormire la notte, così dormirete in viaggio. Questo è il mio intento, poi se ci riesco è bene, se no è tutto pronto, doccia fatta, valigia pronta. Uscita a 5, signori. Grazie a voi, buon viaggio. Arrivederci. 100.000 documenti, però per fortuna mia moglie sa fare tutto, c'ha tutto. No, i capelli da Hagrid. Adesso ci possiamo rilassare un attimo. Dobbiamo solo sederci e aspettare. Stacchio, prego. Grazie. Ed eccoci tornati al punto di partenza. Ma andiamo un po' avanti. Come avete zonato, ancora qualche minuto d'attesa. Per fortuna non eravamo gli ultimi, quindi ci siamo fatti solo prendere un po' dal panico. Meno male. Non siamo ancora partiti. No, non è vero. E lei è già così. Adesso siamo a Lisbona, ovviamente l'aereo è alle 10 e non riusciamo a capire se è alle 10 locale o alle 10 italiane, e sono le 9:44. Ok, dovrebbe essere le 10 locali. Ogni volta che si viaggia c'è sempre un po' d'ansia che t'accompagna. Notiziona, raga, l'ultimo video mi ha fatto un iscritto. Grandi, grandi. Inizia definitivamente il viaggio della vita, il viaggio più lungo che abbiamo fatto, 13 ore. And then right, please. Left, please. Devo dire che è molto buono. Forse è la prima volta che ci piace un cibo dell'aereo. Welcome to San Francisco. Finalmente ce l'abbiamo fatta, raga. Fa un po' fresco, piove ovviamente, però. Con un bel benvenuta ci hanno accolti. Benvenuta, vediamo. Una zampa di maiale. No, ti prego. Che hai fatto in casa? Benvenuta, Elena. Se mi ispira.
ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in questa piccola casina. Mamma mia che capelli, ho bisogno subito di un cappello che mi sono dimenticato. Vi faccio vedere subito la casetta così, tanto è una stanza. Fuori è pazzesco, poi ve lo faccio vedere, cioè già guardate quella casa lì, fantastico. Possiamo entrare da qui, ingresso, letto, penso sia un divano letto, divano, moquette da America col bagno. Poi invece qui, molto utile, lavatrice e asciugatrice. Per i prossimi giorni questa sarà la nostra dimora. Ora usciamo subito, andiamo a mangiare. Ragazzi, questo quartiere è devastante, cioè, guarda che case, cioè, bellissimo. Inauguriamo l'America con un bel hamburgerotto. Qua ci dobbiamo preparare. Picante, wow. Come l'ho vista? Crollata paura. Alle 8:13. Bene, finiamo questa infinita giornata facendo la lavatrice e mi raccomando, se volete seguirci in questa avventura californiana, mi raccomando di iscrivervi al canale così da non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao! Nel prossimo episodio. Guarda, possiamo mettere la canzone! Ragazzi, questo posto è stupendo! Qui sembra di stare proprio nella città incantata!